Ciao amici, benvenuti a questo altro video speciale dedicato a Fallout 4. In questo video scopriremo i segreti di quello che è una delle parti più importanti del gioco, ovvero la gestione e il riciclaggio delle risorse per poter personalizzare il nostro equipaggiamento. Come potete vedere, abbiamo la possibilità, grazie a questa nuova versione dell'utilizzo del materiale che troviamo in giro per il gioco, di recuperare delle risorse. Quindi abbiamo, come in questo caso, la possibilità di prendere un lampione e trasformarlo nei suoi componenti di base per poterne poi utilizzare gli stessi per recuperare e creare altro materiale. Quindi, ad esempio, se noi abbiamo bisogno di una vite, possiamo utilizzare quelle che abbiamo trovato nel lampione o quelle che troviamo all'interno di una, che ne so, di un cassetto magari o roba del genere. Questa è una bellissima novità che la Bethesda ha aggiunto realizzando e permettendo a tutti gli amanti del gioco di poter, dare un pochino più libero sfogo alla creatività. Diciamo che in questo modo come ho detto, piccola parentesi, come ho detto nei video precedenti, spero che abbiate visto, altrimenti potete andare tranquillamente in playlist e recuperarli. Vi consigliavo di raccogliere praticamente tutto quello che trovate. Chiaramente rimarrete appesantiti, come dicevo, però conviene, almeno abbiamo il materiale per poter poi personalizzare le nostre armi. Il gioco stesso, dispone anche di una bellissima funzione che ci permette di, creare, per cui montando e rimontando e riciclando un po' di tutto e un po' di più, abbiamo la possibilità di, costruire tante belle cosette. E si va dalle strutture, dalle case, dall'arredamento, quindi possiamo fare i letti. E tutto questo ci serve per poter far arrivare gente all'interno del nostro villaggio di sopravvissuti post-atomico e quindi popolare una città. Una volta che noi abbiamo popolato questa città, abbiamo anche dei compiti, come ad esempio quello di doverli nutrire e quindi dobbiamo un pochino coltivare, cioè dobbiamo coltivare, dobbiamo pulire dobbiamo trovare un sistema per purificare l'acqua che è inquinata dalle radiazioni, la dobbiamo difendere dai predoni, dobbiamo attirare commercianti e negozianti. In parole povere, questo Fallout 4 ha un'enorme componente gestionale. Sì, ho il vago presentimento che noi possiamo anche decidere di abbandonare completamente questa sezione per dedicarci a una vita più avventurosa e quindi non costruire nulla di tutto ciò, però credo che questa gestione, questo gestionale aumenti di tantissimo la longevità del gioco. Che ovviamente è un Fallout, quindi è un gioco della serie Fallout, quindi giocheremo, potremmo giocare per anni senza concluderlo, perché le sottotrame, le piccole quest magari accennate, ecco. Invece, tornando un attimo a noi, a quello che state vedendo nel video, come potete vedere, io ho costruito un generatore elettrico. Questo generatore mi permette di creare elettricità. In questo preciso momento sto cercando di far partire la televisione, però come potete vedere quel filo rosso, cioè quel cavetto rosso che si è creato, non permette il collegamento, probabilmente ci vorrà un bypass, un qualcosa per modificare l'elettricità. Mentre invece lo possiamo fare con altre, utilizzando ad esempio dalle svariate opzioni di oggetti che possiamo costruire, come potete vedere ci sono veramente tanti. Creiamo un lampione, questo faro industriale così chiamato, e come potete vedere qui invece il collegamento elettrico funziona. Probabilmente la televisione non parte, sarà una cosa comunque. Magari la televisione risulta solo come oggetto di paesaggio o roba simile, chi lo sa.
Dicevo, qui abbiamo la possibilità, in questo caso come state vedendo, abbiamo illuminato una zona, chiaramente più ne mettiamo, più consumiamo elettricità, questo faro consuma, richiede una carica elettrica, il generatore ne produce tre, quindi volendo possiamo aggiungere fino a tre fari per illuminare, perché illuminano con un solo generatore, dopodiché abbiamo... Come potete vedere, insomma, poi queste cose le potrete vedere voi stessi nel gioco. Abbiamo una vastissima quantità di oggetti per personalizzare o comunque cose da inserire all'interno del gioco. Ci sono armi, ci sono lampade, ci sono i ventilatori da soffitto, c'è di tutto. Un'altra cosa interessante e carina che potete vedere, in questo momento io ho creato un pavimento in legno e ho dato l'idea di quello che potrebbe essere una casa, una baracca dove poterci rifugiare. Questa però è la nota ne negativa e dolente del gioco in questa sezione di costruzione. Spero che venga modificata con una patch o un qualcosa più avanti. Come potete vedere, la parete, questa è una parete ad angolo, non riesce a combaciare con il pavimento. Cerca di autoallinearsi, però la parete in fondo si bene o male è vicina, la parete laterale purtroppo è completamente un'altra parete è completamente di fuori. Quindi purtroppo la resa, ecco, già ad esempio anche qui c'è uno spazio, non è per niente aderente a quello che a come dovrebbe essere. Quindi accontentiamoci di quest'angolo e adesso facciamoci quattro risate, perché con un minimo adesso passiamo a un arredamento di questo angolo di casa, pacifico angolo di casa. Prendiamo un comodo divano e lo andiamo a posizionare vicino alla parete. Fatto? Eccolo qui, giriamo la televisione così potremo vedere qualche programma interessante. Fatto? E ci accomodiamo sul nostro comodo divano. Cosa si può voler di più? Non è bellissimo tutto ciò? Non è stupendo? E dopo questo simpatico siparietto comico, vi voglio portare a conoscenza di questo altro mistero di Fallout 4, la personalizzazione e la modifica delle armi. Non è effettivamente un segreto, ma è una quantità enorme di tempo da dedicare. Fallout ha nella sua componente custom forse poche volte ho visto una quantità tale in un solo videogioco di modifiche, di cambiamenti. Si può cambiare veramente tutto con altri accessori. Altri dettagli, quindi si può allungare la canna, si può rendere il castello, che è la parte principale della pistola, semiautomatico, leggero, pesante, e di conseguenza modificando le caratteristiche di tutta l'arma stessa e modificandone anche l'estetica. In questo video quello che vi farò vedere è una parte dedicata alla personalizzazione della pistola. Considerate che tutto quello che sto facendo su una pistola può essere fatto anche sui nostri vestiti, si possono creare pozioni, quindi steampack o
si può creare cibo, si può creare veramente di tutto. Questo gioco ha una varietà e una vastità di personalizzazione. Scusate se continuo a ripetermi, ma lo trovo veramente, veramente una cosa eccezionale. Poche volte avevo visto una quantità tale di possibilità. In questo caso stiamo modificando il castello della pistola. La pistola, aggiungendo questo castello, perdiamo danno, perdiamo un po' di tutto, ma guadagniamo in cadenza di fuoco. Quindi, praticamente, la nostra pistola si trasforma in una sorta di micromitragliatrice in grado di sparare fino a 3 colpi in sequenza, che non è per niente male come cosa. Inoltre, ora dovremmo essere in grado di aumentare altri dettagli. Man mano, finché abbiamo materiale che andiamo a prendere in giro, recuperando, smantellando, abbiamo la possibilità di migliorare, no, i nostri equipaggiamenti. Un'altra cosa interessante è il contrassegnare per la ricerca. Questa opzione ci permette di tenere in considerazione quello che ma andiamo man mano in giro trovando, con l'obiettivo di poter migliorare un oggetto specifico. Ad esempio, ci interessa aumentare la canna della nostra pistola, rendendola ancora più lunga di quello che già non sia. Ma ci mancano dei componenti. Smarchiamo quell'opzione e quindi contrassegniamo la miglioria che vogliamo applicare. Una volta che nel gioco avremo trovato gli oggetti che ci servono per poter realizzare questa modifica, il gioco ci avvertirà. Altra simpatica cosa, perché immaginate di dover tener conto di tutto quello che noi vogliamo fare, avremo veramente bisogno di un blocco notes, di un libro o di una memoria veramente di ferro. Ragazzi, con questo penso di avervi annoiato anche troppo con le chiacchiere sulla personalizzazione delle armi e degli equipaggiamenti in Fallout. Detto ciò, vi saluto, vi rimando ad un altro video e spero che questo bel piccolo video, nella sua così futilità, vi possa essere tornato utile. Ciao a tutti, da Massimo.